Grazie dell'ospitalità della famiglia Mazzola qui a Santa Maria Annunziata. Grazie a tutti voi stasera che siete qui in questo, diciamo, in questa ambiente conviviale e familiare, ciò che ad oggi è di rispetto per tutti quanti noi. Si sono dette tante belle cose, la cosa più bella che vi voglio dire è che noi dello Slow Food cerchiamo di fare sempre rete, siamo una grande squadra, tutto quello che stiamo coltivando lo stiamo seminando per poi dopo farlo diventare un bel fiore. Oggi abbiamo presentato, io insieme a mia moglie Dora, che ho avuto l'onore stasera di stare qui con me in cucina alla Torre, un piatto, ecco, green, un piatto farm to fork, un piatto dalla terra alla tavola, un piatto stagionale che rispecchia quello che aveva osteria. Così come hanno interpretato i miei amici, neanche colleghi, perché noi siamo una famiglia, Mazzola, Franca, quindi Vincenzo e poi ci sarà anche pure Mario Persico, dove noi diamo l'identità del nostro territorio. Ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi nel valorizzare al meglio la nostra penisola sorrentina. Quindi, come si parlava prima, la competizione tra di noi non c'è proprio. C'è un'unione che l'unione ci porta avanti come filosofia. Come diceva prima la Balducini, quella del buono, pulito e giusto. Torno a dire che grazie a Slow Food noi abbiamo imparato tante cose e la cosa più bella che dice Carlin Petrini e che me la porto sempre col cuore, che la vera identità siamo noi, la vera biodiversità siamo noi, il valore aggiunto alla terra ce lo diamo noi. Quindi tutto questo che ci circonda di bello, di buono e di giusto, tutto quello che si avvera di premi o non premi, i premi sono belli, ma noi abbiamo degli obiettivi. L'obiettivo più sano è quello di portare avanti il concetto del nostro territorio. Abbiamo fatto sì che con gli anni abbiamo portato la noce di Sorrento come presidio Slow Food, tanta fatica c'è stata dietro, come comunità, da Mario Persico, come pure la Marena, ma come pure il limone. Infatti in questo piatto ho voluto interpretare un po' di territorio, perché noi siamo fortunati che viviamo in questo territorio di bellezze uniche. La nostra diciamo bellezza, la nostra unione ci inorgoglisce sempre di più. Tornando al piatto, per non essere troppo, ecco, un po' troppo lungo nel mio discorso, abbiamo fatto un tortino di borragine. La borragine è un'erba che prima la si calpestava negli orti, molte volte molti bambini non la notavano neanche nell'orto. Come pure il nostro amico Slow Food Trapani, che sta con noi nella tavola di Slow stasera, diceva: per fare un piatto ci vuole un fiore, per fare il fiore ci vuole il gusto. Quindi anche il fiore con l'ello fa sì che praticamente ti dà il colore al piatto, ma non solo, ti dà la sostanza, ti dà il gusto, ti dà il sapore, ma ti dà un'altra cosa importante, perché io mi auguro che stasera, dopo questa cena, per voi entri come spirito il piatto della memoria, cioè tornare a Massalubrense, venire in questa terra e ricordarsi dei nostri piatti, tanto la montanara che sembrava uno zucchero in bocca, tanto la zuppa di Franca con quell'olio, con tanta fatica, con il presidio che anche Lello Carrese è la prima volta in assoluto che l'ha provato, e tanto quanto la conoscenza, perché noi ad oggi, come dice pure Alessandro Marra, mio caro amico Slow, ma il grande appassionato intenditore di vini, noi prima di parlare dobbiamo avere la conoscenza, se non abbiamo la conoscenza non abbiamo nessuna parte. In cucina abbiamo una storia, abbiamo Maria, la mamma di Amelia, che è un'identità. Nelle mie cucine c'ho ancora mio padre che ha 80 anni, festeggia quest'anno. Loro sono lo zoccolo duro della nostra tradizione. Chiudo per dirvi che noi ci saremo sempre, porteremo avanti sempre lo spirito. E poi voglio fare un altro complimento non solo a noi che prima ho accennato agli anziani, ma ci stanno anche i giovani. Io stasera in cucina con Amelia c'è stato Vittorio Terminillo, che è il ragazzo di Alessia, che è un ragazzo motivato, è quello che mi ha dato emozione nel dire sempre pronto, sempre obbediente e sempre a rispondere a ciò che uno ci comanda.
Quindi ad oggi trovare il futuro nelle mani dei giovani è la cosa più bella. Grazie. Tutto per dirvi, il cortino di borragine, erba spontanea dell'orto, in questo caso orto Ghezzi, come ben sapete, fatto con fiori di ricotta, e poi abbiamo fatto una cialda, non posso chiamarla provolone del Monaco, perché come ben sapete il provolone del Monaco è stagionato, diventa salato, tanto quanto è piccante, però ci abbiamo dato una spinta di provolone grattugiato, quindi non dirlo Monaco, perché dobbiamo dare rispetto a ciò che abbiamo nel piatto, e quindi l'abbiamo poi arricchito con questa cialda, e a terra ci ho voluto mettere io questa grattugia di limone. Nello stesso tempo voglio lasciare la parola ad Alessandro, credetemi, che è un cultore di slow wine. Vorrei fare un applauso, perché lui merita tutto ciò che ci insegna e ci abbina in questi piatti del territorio, perché tanto quanto noi cuochi facciamo fatica nel fare un piatto, anche tanto quanto i vignaioli fanno fatica per dare a tavola un buon bicchiere di vino. In questo caso stasera stiamo bevendo degli ottimi vini e Alessandro ve ne parlerà. Grazie. Ma la cosa più curiosa di questa sera è che comunque sono tutti vini con una forte dimensione familiare, che si sposa benissimo con tutte le vostre storie e con tutto il vostro lavoro, quindi questa cosa qua, diciamo, è secondo me l'ulteriore valore aggiunto della serata. Per dirvi due parole velocissimo sul vino che avete nel calice, questo è un Etna rosso, quindi siamo intorno alla montagna, l'Etna è un vino che viene prodotto da una famiglia, la famiglia Calcagno a Basso Pisciaro. Come vedete sull'etichetta c'è questa ulteriore specificazione, Calderara, che è il nome di una contrada. Sull'Etna stanno facendo da anni un lavoro prezioso di zonazione, quindi andando a individuare le contrade di maggiore vocazione, quelle da cui arrivano dei vini molto caratterizzati sotto alcuni profili organolettici. Quindi quando vedete sull'etichetta una specificazione aggiuntiva, perché l'azienda vuole rivendicare il fatto che quelle uve con cui è stato prodotto quel vino arrivano soltanto a una delle